Era il salone. Io ero qui dove? Qua era pieno. Pieno? Al sabato, alla sera, cioè dalle 6 alle 8. Insomma, a quest'ora non si passava. La vita. Oggi tutto è le basi, le famose basi. Cioè, questo era un muro di vita. Sì, sì, sì. Di vita della città. Di vita. Era una movida, diciamo, tranquilla. Dove l'abbiamo fatto noi invece di dire, no? Che zona è della città? Dobbiamo vedere il tutto. L'ultima volta eravamo a Ah, sotto il comune, qua dietro. Qua dietro sotto il comune. Sì, che poi abbiamo fatto giù. Ah, quello è il comune. Quello è il comune. È stato di buon auspicio. Quella è la piazza d'Italia, che tu vedi messi sotto la mano. Uno dei grandi quadrini è stata la roba spinta. Sento me che più di cuore, quindi chiudiamo tutto, chiudiamo le case, le partecipate, vabbè questa è l'ultima, ovviamente lo soldi. Vabbè ma questi mica sono temi del comune, sono temi del sindaco. Comunque, chiudiamo le partecipate, chiudiamo tutto quello che è possibile chiudere, il porto commerciale, chiudiamo, facciamo scappare via gente come la nostra. Si mettono a posto le risorse di bilancio, si fa la programmazione, ma è presto per riuscire a percepire già i risultati. No, abbiamo camminato velocemente, ti disturbo? No, assolutamente. Questa è via Roma, era perché non è più una delle arterie principali del commercio di Carrara. Siamo tutti cresciuti qua, facendo quelle che si chiamano, quelle che si chiamano le vasche, no? Il soggiù, il struscio dei ragazzi, il sabato sera. La maggior parte dei fondi sono sfitti, come tanti fondi sfitti a Carrara. Abbiamo visto, siamo passati davanti al Politeama, che era il nostro teatro, sì. Anche quello è chiuso. Dove abbiamo parcheggiato prima? Sì, abbiamo parcheggiato prima. Stiamo andando verso ancora diciamo, il cuore del centro storico. Il Politeama che è comune? No, privato. Privato. È privato, ma il comune ha il ridotto. Il ridotto del teatro è in proprietà comune. E gli interventi abusivi sono comunque quelli che hanno determinato il problema di stabilità. Sopra anche perché è una struttura che ha problemi strutturali. Sì, perché hanno diciamo rialzato il tetto per realizzare diciamo dei sottotetti abitabili con strutture in cemento armato che ovviamente hanno deprodito le strutture sottostanti, quindi è inagibile. Quindi le uscite di sicurezza stanno per costruire dei negozi, così almeno bloccati. Oltre ad ospitare un importante teatro della città. Da quanti anni è in quelle condizioni? Dal 2008. Una vergogna. Dal 2008. Dicevo che oltre ad ospitare un teatro che per noi era fondamentale, ospitava anche un archivio molto importante, che è l'archivio Germinal, è uno degli archivi analitici di Carrara, che oggi è nelle stanze secondarie di una scuola elementare dei Paesi a Monte. Noi abbiamo una grandissima ricchezza archivistica, ci stiamo avvicinando alla biblioteca del centro storico di Carrara, ci sono tre biblioteche, la biblioteca di Marina di Carrara, quella di Avenza e quella di Carrara. Quella di Carrara è il cuore pulsante anche proprio del nostro patrimonio archivistico, insieme alla biblioteca dell'Accademia di Belle Arti alla quale ci stiamo avvicinando. Diciamo che non sono assolutamente sfruttati le potenzialità del nostro patrimonio. Del patrimonio che avete. Sarebbe molto semplice digitalizzarli, metterli in rete, cosa che si sta facendo un po' ovunque, no? Certo. Quindi sarebbe auspicabile farlo e anche con dei costi relativamente
relativamente basso. Volevo solo, ecco, far presente un paio di cose, perché abbiamo finito via Roma, invece per noi via Roma ecco, ora diventa una strada nella quale passi. Qui il programma che cosa prevede, il vostro programma su questo, su via Roma? Su via Roma il programma prevede di ripopolarla come strada del commercio di qualità. No, tutto il programma, inseriamo qualche sgravio per far riaprire i negozi qui. Tutto il programma, il nostro programma fa cardine su tre parole fondamentali che sono marmo, turismo e cultura. Si lega al turismo e cultura anche il commercio, chiaramente. E quello che ci proponiamo è di aiutare le nuove attività che vogliono andarsi a insediare con un criterio, con il criterio di targettizzare l'identità che dobbiamo dare a quella di lì, certo, in questo territorio. Cioè, quindi non attività qualunque, no, cioè non le slot machine sostanzialmente, bravo, dei centri scommesse. Cercare anche di orientare il tipo di attività che possa aprire in determinate zone. Esatto. Insomma, facendo le la provincia con il tasso di ludopatia più alto d'Italia, addirittura. E questo è strettamente legato all'indice di povertà, siamo la provincia più povera della Toscana. Questo è estremamente preoccupante, nonostante il nostro passato. Prima mi ricordava la Federica, il Teatro Ponteano era famoso in tutta Italia per le opere liriche. Venivano fatte le prime qua e poi si esportavano in tutta Italia. Quindi pensate che cosa. È un patrimonio incredibile che abbiamo in tutte le città e non è mai valorizzato. Cioè, ieri sono stato a Fabriano, c'erano 50 pianoforti dal 1700 ad oggi, una mostra permanente incredibile, e quando fanno attività il comune neanche ci va. Qui avete un patrimonio enorme e viene totalmente abbandonato, e questo poi impoverisce anche dal punto di vista dell'occupazione, perché se non si stimolano, cioè dobbiamo anche differenziare le opportunità economiche di un territorio che deve continuare a spingere sul marmo, ma deve anche creare filiere alternative, perché non si ha mai poi queste filiere. E poi l'abbiamo ripetuto in tante occasioni, ci sono veramente un sacco di realtà virtuose legate alle più disparate attività, certo, sia culturali ma anche enogastronomiche, anche legate alla moda, all'artigianato, ci sono tantissime, certo, realtà legate alla musica, alla danza, al cinema, e tutte queste realtà sono state in grado di sopravvivere, sì, anche in modo molto dignitoso, con delle programmazioni interessanti. La cosa strana, con tanti fondi spinti, è che mancano le location per fare. Incredibile. Cioè, ma anche il comune avrà un sacco di patrimonio pubblico non utilizzato, no? Ha solo due musei aperti che funzionano piuttosto male. Cioè, hanno orari di apertura molto ridotti, hanno collezioni da risistemare, sedi da risistemare, la norma. Facci vedere la catena. Dicevo che qui intrecciamo la strada dell'arte. Che lungo, ci sono due fondazioni lungo questa strada, due fondazioni, una quella della Casa di Risparmio di Carrara, l'altra una fondazione privata, che fanno diciamo, esposizioni diciamo, di arte. Sempre andando avanti c'è il Museo d'arte plastiche, che però ha bisogno di essere un po' ripensato in modo adeguato. Lungo questa via ci sono anche delle formelle, tanto per introdurre il tema del museo diffuso, delle formelle realizzate da Arthur Bartsen, uno scultore danese che ha vissuto a Carrara per parecchio, ovviamente la quale è amata. E quindi è un'altra di quelle peculiarità di Carrara che non vengono assolutamente sfruttate. E quindi un altro punto su cui lavorare è appunto arricchire questa storia dell'arte, insomma, inserire, perché poi di qua si fa l'altro museo, il museo Fabbricotti, la villa della Padula, ma insomma il percorso è lungo. Qui invece siamo al Palazzo del Principe. Corpus Domini, infatti mi sa che ci incroceremo. No, vabbè, siamo attenti a non disturbare la processione. Credo di aver visto la processione. Sì, è arrivato in bicicletta. Da Livorno in bicicletta. Spero non da Livorno. Allora, questo è il Palazzo del Principe, in realtà è formato da due parti, il vecchio castello che è stato poi trasformato e adeguato al Palazzo del Principe. Qui siamo nel territorio, nel regno dei Cibo Malaspina. Ad oggi, da secoli, perché è stato fondato nel 1749 l'Accademia di Belle Arti di Carrara, cioè è diventata la sede dell'Accademia.
che ospita 800 alunni e non di più perché sono venuti in bicicletta non ci sono fermamente nell'ecologia, quindi poi fa fresco, no? Fa fresco, allora ma come ignota? I fondi del comune di Livorno ve la passate proprio male, eh? No, questa è l'auto blu, la bici blu, questo è il messaggio per te Pasquale, l'altro questa piccola sta in macchina, mettila. Purtroppo non ci sono grandi spazi dal punto di vista logistico, non ci sono grandi spazi anche dal punto di vista dell'ospitalità, per cui tanti studenti stranieri hanno grosse difficoltà a frequentare perché mancano le cose per lo studente. Questo mi pare che sia il programma, no? La valorizzazione di questa realtà. Anche perché ha tutta una collezione eccezionale dei reperti romani, fino ai gessi del Canova, certo Canova, Antonio Canova, fatti da lui, cioè, che sono rintanati dentro i ripostigli. E in pratica sì, anche perché poi l'ideale, quello che vorremmo fare, ma in accordo con la direzione dell'Accademia, è quello di aprirla alle visite, perché oggi come oggi purtroppo ce ne accorgiamo anche ora. I turisti arrivano e al 99% sì, sono sul solco della nuova direzione, abbiamo un nuovo direttore all'Accademia. E ci sono 800 iscritti, che non sono pochi, ma diciamo che la nuova direzione si propone di arrivare a raddoppiare. E come diceva appunto Francesco, chiaramente mancano gli spazi. Questa non è l'unica sede dell'Accademia, questa è la sede principale, ci sono altre tre sedi staccate. Due di queste sono dedicate alla scultura, una alle arti multimediali. Questa è la sede di rappresentanza dove sta anche proprio la direzione ed alcune aule per l'insegnamento. E niente, senz'altro, come dicevo prima, è uno dei nostri patrimoni sui quali puntare, non solo per quello che riguarda il passato. Come ricordava Francesco, appunto ci sono questi gesti da ristrutturare, ci sono i marmi romani, ci sono questi archivi importanti, ma anche perché questo è un cuore pulsante, cioè noi abbiamo giovani tutti i giorni che stanno escono da questi spazi e dobbiamo dare loro non solo la possibilità. E attrae studenti stranieri, a quanto capisco. Sì, gli studenti stranieri sono pochissimi, gli studenti locali casualmente, sì. Perché è come se ci fosse una sfiducia, no, sulla cittadella da parte dei locali, mentre chi viene dall'esterno. Magari a. Ah, cosa fa chi viene dall'esterno? Bravo. Che cos'è stato nel mondo? Esatto. È proprio su questo che dobbiamo ricostruire la nostra identità. Su quello, cioè, che si aspettano, nonostante già, come l'abbiano ridotta, ancora una grossissima reputazione a livello internazionale, e quello è il volano da utilizzare, insomma, basta poco, possiamo dire, no? Bene, grazie. E tra l'altro poi poco più avanti ci sono degli spazi espositivi non utilizzati, sono stati utilizzati solo per via temporanea. Lì? Vediamo, andando avanti. Questa è una piazza interessante. Perché fino a qualche giorno fa c'era una specie di simposio di scultura all'aperto, dove proprio gli studenti sono messi in piazza a scolpire. Ci abbiamo anche il direttore dell'Accademia. Il direttore arriva da questo qua. Posso salutarlo? Le mostre. Diciamo, sta qua la mettiamo in battuta. Stavano parlando bene di lei. Ma meno male. Salutano la stiamo facendo grandi commenti. Mi dicevano che ieri c'è stato un simposio qui. No, nei giorni scorsi. Sì, abbiamo fatto lezioni alla Provincia fuori come Accademia, alla Sera. Poi ieri abbiamo fatto un concerto con la banda musicale dell'Accademia, fino alle 9 persone. Tutte le etnie qui fuori sono organizzate. Quanti studenti stranieri? Ci sono su 850, ne abbiamo 400 erotti che vengono fuori. Ma vengono per la storia di Carrara, per tutto quello che vengono, perché siamo unici. Nell'ambito europeo come collezione scultorea, sì. E anche in qualche modo sicuramente legato alla scultura e il marmo, no? E sì, che territorialmente non si sentiva più Massa Carrara e il resto da tutta Italia e fuori dall'Europa e fuori.
fuori Europa quali sono le nazionalità più? Ma principalmente noi tutti Europa, fuori Europa ne abbiamo un piccolo gruppo, sì, però le nazionalità. Iran, Cina, Malta, Grecia, Francia, Germania, l'Europa le abbiamo tutti. Spagnoli? Un po' meno. Siamo molto vicini. Siamo cugini. Sì. Di essere in bocca al lupo per tutto, eh? E buon lavoro. Anche le grazie. Arrivederci. Teatro. Quelli sono l'accademia, sì, si entra di lì e si sale, libera, e si sale su al primo piano. Lì, quelli lì sono l'ultimo piano. Anche quelle sono ristrutturazioni. Perché c'era una caduta di pezzi del lavoro, sono fermi da mesi e chissà quando riprenderà. Un altro esempio di come si sperperano i soldi pubblici lasciando i punteggi. Ora che sono fermi, sono almeno sono fermi da dicembre. Quindi sono sei mesi abbondanti che i lavori sono fatti. Cioè, è una città cantiere ferma. Questo l'hanno appena messo su il cantiere, nel palazzo della musica, no? Che c'era già storicamente, hanno pensato di demolirlo in nome della modernità, finché la cittadinanza non si è chiusa e hanno ricostruito un ex nuovo. Inutile dire che voci dicono che quello vecchio sia in qualche villa tra le Inversiglia. Ora, una prelata refero, però la voce che si mormora è quella lì. È quella. L'hanno ricostruito e nel giro di un decennio, poco più, 15 anni, deve essere tutto risistemato e strutturato perché le strutture interne stanno marcendo, quindi lavori come al solito. No, questo ora l'hanno appena messo sul cantiere, quindi qui ecco stiamo parlando di un cantiere nuovo, per cantiere carità. Elettorale. Però è vergognoso, sì, che siano marcite le strutture sottostanti, che dovrebbero essere coperte dal tetto e invece necessitano proprio di essere sostituite in qualche caso addirittura. Quindi, ma consegnato normale 26 maggio. L'azienda viene da Sud Italia. Qual è? Suona anche un po' strano che aziende per appalti così piccoli arrivino da così lontano, perché sinceramente ci si chiede come effettivamente anche un'azienda possa avere il suo giusto guadagno. Questo poi sono i problemi delle gare che sono delle gare, esatto, ormai sono gare europee, non sono neanche più sì, qui ci abbiamo la cosa importante di avere requisiti, abbiamo tante criticità in città, però abbiamo veramente tante volte poi nei momenti di difficoltà i giovani emergono in realtà, quindi basta dargli proprio in là la possibilità di fare. Anche due giorni fa c'erano i ragazzi dell'Accademia fuori dall'Accademia a fare i concerti, bellissimo, gruppi interni, a scolpire, fare il simposio. Cioè è emozionante perché non siamo abituati a vedere queste cose. Quando le vediamo capiamo la potenzialità, ci vuole pochissimo in realtà. Certo. Come la biblioteca. La biblioteca di cui parlavo prima è laggiù in fondo. E perché no? Potrebbe fare mostre a tema esponendo i suoi libri. Questo mese si parla di questo argomento, con incontri collegati, eccetera. Costo bassissimo. Quindi, è uno storytelling da creare. Sì, bravo. Una programmazione continuativa che sia proprio tutto l'arco temporale di quell'anno, a differenza di quello che si sta facendo adesso. Si fa interventi una spot che, sì, che piomba, esatto, tipo satellite e però poi senza un filo logico di complemento. Esatto. Quindi questo poi porta a svilire anche una bella cosa che magari è stata organizzata. Esatto.
Qui ci abbiamo la famosa palla che gira ai canaresi, gira qualcos'altro, però simbolica è l'acqua, è fatta da un laboratorio, l'acqua a spegnere. Grande. Poi tra l'altro non è nel nostro percorso, ma giù di là, come ricordavamo, c'è tutta questa arteria dell'arte che va sicuramente risistemata dal punto di vista del decoro urbano. Fai il carrarino per una volta nella tua vita che sei nato. Tanto guarda, lunedì vado da Vespro, quindi mi chiede tutto lui. Appunto perché io venivo da Vespro. Però c'è una questione di principio, secondo me. Cioè, tutta questa cosa del sai che Giacomo. Di qua. Di qua, questa la facciamo di qua. Sì, a ritorno facciamo la Pante vincere, vincere. Allora, con Francesco, adesso continuiamo il giro con Francesco Di Pasquale, con tutti gli altri candidati assessori, candidati al Consiglio Comunale, vedremo altre bellezze di Carrara, le incompiute di Carrara, i cantieri che dovrebbero vedere la fine e invece non la vedono, e poi ci vediamo dopo in piazza per quello che sarà l'evento finale di questa giornata con Filippo Nogarin, Fabio Fucci, con Federico Piccitto, i nostri sindaci, ci sarà Alessandro Di Battista, ci sarò io, ci sarà Francesco e ci saranno ovviamente tutte le persone che vorranno stare con noi. A dopo. Bravo.